That deny your power When we recognize your spirit We recognize your presence Anything is possible When you walk into Yeah. Can anything, can anything, can anything, can anything can happen in this room anything can happen in this room when you're here with the soul anything can happen in this room anything can happen in this room because you're here with the Lord anything can happen in this room anything can happen in this room when you're here with the Lord anything can happen in this room anything can happen in this room Lord, anything can happen in this room. Anything can happen in this room when you're here with the Lord. Anything can happen in this room. Anything can cause you're here. of hell E eh, Buongiorno, a tout le monde. Benvenuti. Benvenuti a un altro nostro incontro con la parola di Dio come tutti i giorni alle ore 19. Sì, sì, yes, yes, yes. Uh, yes. Uh, Tamara, do you speak English? Tamara? Is that right? Uh, miss, so, parli, allora, Tamara parla in inglese eh, dall'1 al 10, quanto, cara Tamara? <laughs> E, ah, oggi fa calduccio, fa calduccio, dobbiamo cominciare a accendere l'aria condizionata, sì, sì, le bimbe stanno uh, insistendo. Ah, Liana, le bimbe vi ringraziano tantissimo, vi ringraziano di cuore, eh, tanto, tanto. E, eh, yes, I do, oh my God, it's a pleasure to know. Bene, 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 perfetto, perfetto. And uh, the writing is also good. The cat is in the kitchen And the cat is in the dog after the breakfast <laughs> eh, Bene, bene. bene. Ok, bien Después de este eh, eh, curso de inglés Que faremos, que lo terrà la nuestra cara La nuestra cara Tamara Y... Eh, 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 Sono tutto sudato, guarda, sono tutto sudato. Ho il, ho il ventilatore di sottofondo acceso, ma sono, sono sudato. Sono sudato perché fa caldo. Anzi, è tutto brilloso. Ma in realtà è l'unzione, è l'unzione, è tutto unzione. <ride> ma oggi abbiamo uno studio interessante. Oggi sabato, sabato. E, e questa sera, ragazzi, questa sera uh, alle, ore, che, alle ore 20, alle ore 20, guarderò il film Godzilla vs. King Kong. Sì. Sì, lo so, lo so, lo so. Era da tempo che stavo aspettando su Netflix Godzilla vs. King Kong. Vorrei che ci uniamo in preghiera affinché Dio dia la vittoria a King Kong. Non sappiamo chi vincerà, ma sarà, sarà un combattimento duro, duro. Eh, ma ce la faremo. Mi raccomando, stateci vicini con la vostra intercessione. Bene, e, e, e poi che altro? Uh, no, oggi sabato tempo di, relax, tempo di relax, le bimbe sono andate da, da delle amiche alla piscina, in piscina, in piscina, fanno 30 gradi, qui fanno 30 gradi, com'è nel continente? Anche nel continente si cuoce ragazzi, uh, si cuoce lì nel continente. Uh, bene e io direi uh, dopo tutta questa informazione molto importante eh, io direi eh, passiamo alla parola di Dio passiamo alla di Dio. E, oh, in risposta alla domanda che mi hanno fatto eh, mi hanno chiesto cosa, sono i, cosa, è cielo, cosa è il settimo cielo allora um, il settimo cielo era una serie televisiva americana che parlava di un pastore protestante non esiste il settimo cielo nella Bibbia, mi dispiace deluderti, ci sono solo tre. Ci sono solo tre. E andiamo a vedere il terzo cielo, cioè andiamo a vedere tutti e tre i cieli. Ecco è arrivato è arrivato Uh, Pasquale, non so che nome, Pasquale, Pasquale, se volete chiamarlo Pasquale chiamatelo al 329 3291748772 o al 3347344172 E perché devo chiamarlo Pasquale? Così, così, lui chiamalo, chiamalo, fatti una chiacchierata, salutalo, come stai, come va, a lui piace, a lui piace, piace che lo chiamino <ride> Bene, <ride> ok Bene, a Napoli 28, 28 gradi a Napoli. Ok, perfetto, grazie, grazie. Anche se volete sapere informazioni sulla temperatura, chiamate a Pasquale, lui volentieri vi informerà. Bene, dopo tutta questa parte pratica, uh, andiamo a, a, alla parola di Dio: The Seven Sky. Sì, sì. Ok, uh, facciamo un combine e andiamo alla parola di Dio per vedere che cosa è eh, il terzo cielo o i tre cieli, quali sono i tre cieli, il titolo giusto sarebbe quali sono i tre cieli e che cosa c'è in ciascuno di loro, è importante capire questo. Ma passiamo al passo dove eh, Paolo cita il terzo cielo e, e probabilmente oggi in questa puntata vedremo, approfondiremo il terzo cielo, nella prossima puntata andremo a vedere il, il secondo cielo. E poi uh, il primo cielo nella terza puntata. Così abbiamo tre puntate per uh, ogni cielo. Voilà. E, e tutto parte con Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto, versetto uh, 1. Che dice: uh, Bisogna vantarsi, non è una cosa buona. Tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. Nota che lui ebbe 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 un'esperienza. Non sappiamo se fu l'anima o se fu tutto l'essere completo, fu rapito fino al terzo cielo. Che cosa è il terzo cielo e dove si trova il terzo cielo? Lo vedremo in questa puntata. Versetto 3. So che quel uomo se fu con il corpo o senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso. Ok, presta attenzione a questo, perché questo è un bel inizio. Allora, notate che il terzo cielo, possiamo arrivare alla conclusione che il terzo cielo contiene il paradiso. Perché nota che dice, fu rapito, fu rapito fino al terzo cielo, e poi il versetto 4 ripete, fu rapito in paradiso. Questo ci fa arrivare alla conclusione che nel terzo cielo c'è il paradiso, questo paradiso che prima si trovava sulla terra, in Eden. In Eden. Ma andremo, andremo a vedere questo, ma andiamo avanti poi, eh, parliamo de, del paradiso e poi andiamo al discorso del terzo cielo, perché ti, ti, ci farà vedere delle cose, ci darà delle informazioni interessanti. Bene, allora abbiamo detto che uh, uh, fu, rapito al, al, al terzo cielo, fu rapito al terzo cielo, e eh, in Paradiso, specificamente in, nel Terzo Cielo, dentro il Terzo Cielo c'era il Paradiso. E udì parole inefabili che non è licito all'uomo di pronunziare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò se no nelle mie debolezze. Ora allora, ricordiamoci che perché lui si, si vanta nelle debolezze o infermità, che è la stessa parola. E la stessa parola che viene utilizzata in Galati, quando lui scrive ai Galati e le dice: Quando mi avete ricevuto, mi avete ricevuto a motivo della mia infermità. Stesso termine in, in ebraico che viene descritto come debolezza. E, e lo vediamo anche quando lui pregò tre volte per questo pungolo nella carne: era qualcosa che aveva nella carne, la infermità che cita sicuramente in eh, Galati. E, e tre volte pregò e Dio le ho e le dice: Ti basta la mia grazia perché eh, eh, la mia potenza si perfeziona nella tua debolezza. E allora, dal momento che la debolezza, perché? Perché quando più siamo deboli, lui è più forte. Perché se io sono forte, non ho bisogno di Dio. Quando noi ce la facciamo con i nostri sforzi, non abbiamo bisogno di Dio. Ora sì, la fede è importante, ma eh, è lì, è nel momento di debolezza o di infermità, dove Dio si fortifica nella nostra vita, quando noi abbiamo fede in Lui, ovviamente. Ma notate che, tornando al discorso, Lui si vanta di che cosa? Non di se stesso, ma mi vanto di quello che fu rapito. Ora, che in realtà è se stesso, per quello Lui si separa, Lui, lui parla, in terza persona di se stesso. Ma notate che dice fu rapito al giorno, fu rapito in paradiso. Questo ci fa capire che nel terzo cielo c'è anche il paradiso. Ma andiamo a fare un'introduzione riguardo al paradiso. Uh, Apocalisse capitolo 2 dice versetto 7 che ore che ascolti ciò che lo spirito dice alla chiesa. A chi vince io darò mangiare dell'albero della vita, sottolineo questo, l'albero della vita che è nel paradiso, ora possiamo arrivare alla conclusione, alla luce di questi due versetti della Bibbia, questi due passi della Bibbia, che l'albero della vita è nel paradiso, l'albero della vita è nel paradiso, e il paradiso attualmente si trova nel terzo cielo, ma precedentemente non si trovava nel terzo cielo, dove si trovava l'albero della vita si trovava sempre in paradiso, ma non nel terzo cielo, bensì sulla terra, perché prima che il terzo cielo, che il paradiso andasse con l'albero della vita compreso nel terzo cielo, si trovava sulla terra. Infatti, eh, nota che quando parla di quando crea l'uomo e lo mette eh, nell'Eden, il paradiso di Dio nell'Eden, eh, 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 questo giardino che era il paradiso di Dio nell'Eden, e l'Eden era un luogo spirituale. Dove c'era il paradiso. E dentro il paradiso c'era l'albero della vita. Ma oggi il paradiso dove si trova? Beh, come abbiamo detto, si trova nel terzo cielo, ma precisamente in quale parte del terzo cielo e che cosa contiene il terzo cielo? Questa è una buona domanda. Bravo, 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 bravo. Apocalisse 22, 2 dice: in mezzo alla piazza, di che cosa sta parlando? Di quale piazza? Della nuova Gerusalemme, quella città che sarà lunga. 1000 uh, eh, qualcosa chilometri, 1200 chilometri, da, il conto l'ho fatto una volta: è da, da Lampedusa fino a Bolzano, eh, per il largo, per il lungo e per l'alto, sarà un cubo di 1200 chilometri per 1200 chilometri per di 1200 chilometri. Questa sarà la Nuova Gerusalemme. Nella Nuova Gerusalemme, nella città, nella piazza della città della Nuova Gerusalemme, eh, sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Ah, ok, ok. Vuol dire che eh, il paradiso precisamente si trova nella Nuova Gerusalemme. Ok, più specifico ancora, mettiamo insieme, ricorda questo: che eh, un versetto della Bibbia non è la verità. Salmo 119, versetto 160 dice la somma delle tue parole è la verità. Percora, se noi vogliamo comprendere dove precisamente eh, si trova il paradiso, abbiamo visto che il paradiso è nel terzo cielo, eh, il paradiso contiene l'albero della vita e alla luce di Apocalisse 22 l'albero della vita lo troviamo nella città, la nuova Gerusalemme, la quale ovviamente contiene il paradiso. Terzo cielo, Nuova Gerusalemme, dentro il paradiso, dentro il paradiso è l'albero della vita. Ora, ricordiamoci che il paradiso prima non si trovava nella Nuova Gerusalemme, prima si trovava sulla terra. Ora, esso da, da 12 raccolti eh, all'anno porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Allora notate che quando stiamo parlando di questa nuova Gerusalemme che scenderà sulla terra, ci sarà dentro la nuova Gerusalemme delle foglie, de, de, delle foglie che producono guarigione alle nazioni. Queste nazioni saranno persone che saranno a vivere sulla terra. E per chi non lo sa, la nuova Gerusalemme sarà sospesa dove eh, sopra la Gerusalemme terrena e questa città che scenderà dal cielo e sarà sospesa in aria ha dodici porte a forma di perle giganti e lì solo potranno entrare quelli che fanno la volontà di Dio. Non è parte della salvezza, la salvezza eh, ci permette di avere la vita eterna, ma non di entrare in quello che sarà il regno di Dio che principalmente sarà dentro la nuova Gerusalemme dove c'è il paradiso che a sua volta contiene l'albero della vita. Eh, ora notate come la nuova Gerusalemme che è in cielo, che contiene il paradiso attualmente dentro, dove dentro si trova l'albero della vita, eh, arriverà un momento dove scenderà sulla terra nel millennio e, e, e non sarà più nel terzo cielo, bensì verrà nella dimensione che è fisica. Noi abbiamo una terra che è fisica, Dio ha creato i cieli e la terra, il luogo spirituale e i luoghi fisici. E ci sarà un momento dove ci sarà una manifestazione di questa nuova Gerusalemme, che è spirituale, diventerà qualcosa di immateriale. Ma che cosa c'è oltre a questa città nel terzo cielo? Questa è una buona domanda. È interessante? Vi interessa? Se no, se no vi interessa questo studio? Uh, interessante? Se no, se no, vabbè, dai, se non vi interessa niente. Vado via. so che ti interessa, so che ti interessa bene andiamo avanti andiamo avanti allora stavamo dicendo uh, ricordiamoci che il paradiso prima si trovava uh, il, si trovava dentro eh, sulla terra era il giardino era il paradiso che si trovava uh, sulla terra e dopo la terra è sceso eh, il paradiso è sceso sottoterra ti spiego il concetto facciamo una parentesi eh, dove dice Luca capitolo 23:42, Gesù diceva, eh, e diceva: Questo è uno dei delinquenti crocifisso con, uh, con uh, Gesù. Eh, sai che c'era Gesù, un delinquente cattivo, un delinquente eh, buono, il quale eh, dice a Gesù: Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ora possiamo vedere che dice quando entrerai nel tuo regno. Gesù dice: Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me. In Paradiso, ok, allora, possiamo capire in base alla frase di Gesù Cristo come risposta al Regno di Dio che il Regno di Dio è parte, è in Paradiso, il Paradiso è parte del Regno di Dio, per quello io vi dico che il Regno di Dio è contenuto dentro la Nuova Gerusalemme, perché quando lui dice ricordate di me quando entrerai nel, nel tuo Regno, nel Regno dei Cieli, e solo quelli che fanno la volontà di Dio entrano nel Regno dei Cieli, Gesù gli disse a loro, in verità in verità ti dico, oggi sarei con me in Paradiso. Ma il Paradiso a questo punto non era più sulla terra, era stato tolto dalla terra e si trovava sotto la terra. Infatti, nota quello che dice in Matteo capitolo 12, versetto 38, allora alcuni scrivi e farisei presero a dirgli, maestro noi eh, vorremmo vederti fare un segno, ma egli rispose, questa generazione malvagia adulta la chiede un segno? e segno non gli sarà dato tranne il segno del profeta Giona perché come Giona stete nel ventre del pesce per tre giorni e tre notti così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra per tre giorni e per tre notti questo ti fa capire che se Gesù ha detto sulla croce oggi sarai con me in paradiso vuol dire che il paradiso chiamato anche il segno d'Abramo si trovava Sotto terra. Ma non entriamo in questi, in, questi, in questi discorsi, nel cuore della terra, non entriamo in questi discorsi, altrimenti ci perdiamo del terzo cielo. Ora allora, possiamo arrivare alla conclusione eh, che quando eh, Gesù Cristo è sceso, ha portato con sé la cattività, dice la Bibbia, e ha portato quello che era il paradiso eh, con l'albero della vita nella presenza di Dio, cioè nel terzo cielo dove si trova attualmente. E ora abbiamo visto che nel terzo cielo abbiamo la nuova Gerusalemme, dentro la nuova Gerusalemme troviamo il paradiso, dentro il paradiso abbiamo l'albero della vita e insieme contiene e parte del regno dei cieli. Mamma mia, che bello, che bella questa lezione, mi piace un sacco. Ma andiamo a approfondire eh, specificamente altre cose che ci sono nel terzo cielo. E una visione del terzo cielo ce l'ha Isaia in Isaia capitolo 6. Eh, io credo che quello che è successo a Isaia lo stesso che è successo a Paolo: è stato rapito perché lui non era morto, è stato rapito uh, uh, alla presenza di Dio, al terzo cielo. Ricordiamoci che a questo punto, dopo la caduta dell'uomo, il paradiso si trovava sottoterra e l'albero della vita sottoterra. E, e, e c'era il terzo cielo, dove c'è la, la nuova Gerusalemme, che è la nostra madre patria, e, e nel, nella nuova Gerusalemme c'è il trono di Dio. E questa è la visione che ebbe Isaia e che probabilmente ebbe anche uh, uh, Paolo. E dice così: nell'anno della morte del Reussia, vide il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Ora notate che. Eh, il Tempio di Dio, che è dentro la Nuova Gerusalemme, eh, eh, ora, eh, la Nuova Gerusalemme viene chiamata anche la sposa, per quello, e noi siamo pietre viventi, dice la Bibbia, per quello noi saremo parte eh, viva di quella città. Nota che riempiva il Tempio. Ora, qui in questo caso sta parlando di quello che era una visione di dove Dio era seduto sul suo trono nel terzo cielo. Ora, come è stata quella visione? Se è stato in spirito, se è stato portato nell'anima, se era una visione come eh, fisica? Non lo so. Eh, anche anche eh, Giovanni è stato rapito nel, in alto. Quando lui si trova in Apocalisse, a un certo punto dice che vede una finestra e una voce che dice, sali qui. E viene portato uh, in alto, in una finestra, viene portato al terzo cielo e lì gli viene rivelato. Tutto, senti delle parole? Lui scrive l'Apocalisse in base a quello che vede, lì, nella presenza di Dio, e lo stesso accade con Isaia: dice, sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, con due volava. L'uno gridava l'altro e diceva: Santo, Santo, Santo il Signore, il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della Sua gloria. Le porte furono scose fino a, dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo: cioè, la gloria riempì la casa di Dio. Ma nota che qui ci sta dando una, una immagine di quello che è la realtà nel terzo cielo e dove Dio si trova, dove c'è il trono di Dio e da lì eh, lui sente queste parole, lui sente, vede e descrive quello che c'è nel terzo cielo, in questo caso parla dei serafini, eh, Dio che è seduto nel suo, nel suo trono e a un certo punto se noi andiamo più avanti possiamo vedere eh, quando ci sarà. Una sincronizzazione tra quello che è il terzo cielo, domani parleremo del secondo cielo e poi del primo cielo. Ma una sincronizzazione tra quello che è il terzo cielo e il mondo fisico. Presta attenzione a questo perché questo è molto interessante. Spero spiegarmi in modo corretto perché è importante questo. Riascolta lo studio. Apocalisse capitolo 6, 12. Guardai di nuovo quando l'anielo aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il Sole. Ora, qui stiamo parlando del secondo cielo, l'universo. L'universo, il primo cielo è, è dell'atmosfera fino alla terra, i luoghi celesti, sono chiamati i luoghi celesti. Poi abbiamo il secondo cielo che è l'universo e poi c'è il terzo cielo che è dove c'è il trono di Dio, dove c'è la nuova Gerusalemme. E ora a un certo punto qui accade qualcosa nell'universo. E, e, e il sole, sole diventò nero come un, un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue le stele, notate che stiamo parlando qui del, de, del secondo cielo le stele del cielo cadono sulla terra c'è cioè stata una, una pioggia di meteoriti come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi in, eh, immaturi il, ed ecco qui, guarda questo il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. Il re della terra, quelli che gestiscono, quelli che sono sotto il diavolo, che gestiscono tutta, tutto il mondo: il re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo e ogni lì, uomo libero, si nascossero nelle spelonche tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce cadete addosso nascondici della presenza di colui che siede sul trono e dell'ira dell'anielo perché è venuto il gran giorno della sua ira chi può resistere e ora notate che a un certo punto vedono il trono di Dio cioè che è nel terzo cielo come abbiamo visto prima ma i cieli il secondo quello che è il cielo che si, si, si arrotola sì, è come una pergamena, si ritirò come se fosse una pergamena, cioè come un rotolo che viene tolto e a un certo punto i cieli, il secondo e il terzo cielo spariscono ed ecco che il trono di Dio si manifesta nel mondo fisico, c'è una manifestazione di quello che è il terzo cielo e la terra. Dove vengono tolti quello che, noi, che, che è fisico, perché l'universo, il, il, il secondo cielo e i luoghi celesti, il primo cielo, sono fisici, ma il terzo cielo è spirituale. Il terzo cielo è intorno a noi. Nota che si toglie come una pergamena: è come, è come hai visto Willy il coyote? Quando, quando fa il disegno nel tunnel e, e, e c'è l'uccello che passa per il tunnel, che era dipinto, e poi viene tolto, il, viene arrotolato la pittura del tunnel e, e Willy Coletti si schianta contro il muro. Ok, il mondo spirituale è così: verrà, verrà come una pergamena ritirato quello che è il, il, il mondo fisico, sia l'universo che e, i, 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 i luoghi celesti, e boom, eccolo lì che vedranno il trono di Dio, ed ecco il giudizio di Dio che arriva sulla terra. Questo è dopo il millennio, dopo il millennio. E nota la reazione della gente, al vedere questa realtà, piuttosto che dire ci dispiaci, perdonaci, cosa fa? Cerca, di, cerca rifugio in quello che è il mondo fisico, monti, eh, le, le rocce dei monti, mio Dio, cosa ci vuole perché qualcuno riconosca che... che, che che siamo in peccato, che la natura dell'uomo è peccaminosa, che Cristo è morto per redimerci. E concludo con questa prima parte, Apocalisse 27 dice, quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Allora, qual è l'ordine biblico a questo punto? Eh, noi siamo, prima del rapimento, Dopo il rapimento ci saranno le nozze dell'agnello e poi Cristo scenderà e noi con corpi glorificati scenderemo con lui per regnare mille anni sulla terra. In questi mille anni Satana viene legato negli abissi, ma a un certo punto dopo i mille anni Satana viene sciolto e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog, Magog, si pensa che sia Russia e la Cina, per radunarle alla battaglia il loro numero era come la save del mare. E salirono, presta attenzione a questo. E salirono sulla superficie della terra, Mi piace. credo di non aver sentito quello che hai detto. E certo, tu sei del mondo, cosa vuoi capire? Allora, dice salirono sulla superficie della terra, vuol dire che la vita sarà sotto la terra perché, perché se già dice che il sole riscalderà sette volte, per cui la gente, la vita che ci sarà sulla terra sarà sotto. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e li divorò, e il diavolo che aveva sedotto fu gettato nello stagno di fuoco e, e di solfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Poi, nota questo: vide, una, vide un grande trono bianco e colui che sedeva sopra la terra e il cielo fuggirono della sua presenza e non ci fu più posto per loro. E ora non solo i cieli verranno arrotolati, ma in questo caso vediamo che anche quello che è il mondo fisico sparirà completamente e ci saranno tutte le anime di fronte soltanto, ci sarà tutto terzo cielo, quello che è il mondo fisico sparirà completamente e quello che è il terzo cielo dove c'è il trono di Dio si manifesterà completamente per il giorno del giudizio. Il terzo cielo dove abbiamo il trono, il trono di Dio, dove abbiamo, come abbiamo visto qui, abbiamo la nuova Gerusalemme, dove abbiamo dentro la nuova Gerusalemme il paradiso, dentro il paradiso abbiamo anche l'albero della vita e, e la nuova Gerusalemme con il paradiso formano quello che sarà il regno dei cieli, dove solo quelli che fanno la volontà potranno entrare. Tu puoi essere salvo, ma essendo salvo potrai avere la vita eterna, eterna sulla terra ma solo quelli che faranno la volontà di Dio potranno entrare nel regno dei cieli e domani, domani vediamo, vediamo il, secondo cielo, il secondo cielo interessante no? interessante questo, questo, questo studio su il terzo, il terzo cielo uh, velocemente, devo fare l'audio di questo studio perché è molto interessante il Signore mi sta dando ultimamente un sacco di rivelazioni molto molto interessanti Comunque, uh, riascolta questo studio, prendi il passi della Bibbia, meditali a casa e, e permetti allo Spirito Santo di parlarti, di parlarti, di parlarti. Bene, ragazzi, eh, mi sa che domani accendo l'aria condizionata perché fa troppo caldo, sono tutto, sono tutto, tutto sudato, sudato, sud, 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 Bene, noi ci vediamo domani e è sempre un piacere consacrare la mia vita per poter dimostrare a Gesù che lo amo, pascendo la gregge del Signore. Dio vi benedica e noi ci vediamo domani, domani. Mi attende in questo momento Godzilla verso King Kong. Non ditemi chi ha vinto, non voglio sapere chi ha vinto, non ditemelo, andrò a vederlo con le bimbe, eh, io tifo per King Kong, sì, mi ricorda quando io giocavo rugby. Ok, niente, vi saluto ragazzi e preghiamo, preghiamo affinché questa sera vinca King Kong.